Salve, questo è un video molto veloce, oddio, molto veloce, oddio, durerà circa 9-10 minuti, perché ho visto questo gioco, sono le 11 di sera e ho appena visto questo trailer, cioè i primi 5 minuti di questo trailer, Hide or Die, e sembra un, cioè, è un horror royale, ganzo, un horror royale, mai pensato a una cosa del genere, 15... insomma 15-16, sopra lì si vede che massimo 16 player più il cattivo. Non so, ho visto un pochettino in questi 5 minuti, però a me sembra un gioco molto figo da portare sul canale quando esce, quindi niente, ce lo guardiamo insieme e così capite anche voi un po' di che cosa andiamo a parlare. E secondo me è una cosa innovativa, non lo so. Vediamo, dai. We are building a large-scale asymmetric horror game with 16 players that we believe is a unique way to approach the horror genre. To best demonstrate our idea, we're showing you 7 minutes of unedited gameplay. This shows off the game concept and type of atmosphere we're going for. Now just sit back and enjoy. Tipo, in questo momento è partito, quindi si sentono le sirene, lui esce. Paesaggio ganzo, molto ganzo come paesaggio. Ok, qui ha preso dei supplies che ancora da quello che ho visto non ho capito bene a che cosa servono, però spero nel trailer qua ce lo faccia capire. E qui è ganzo, un battle royale, non persone contro persone. Ed ecco qui questa cosa, non so bene che cosa sia. Magari l'arrivo del mostro, qualcosa, può essere. È come tipo nascondino, tipo inizialmente la gente va a nascondersi e poi parte il mostro. Non lo so, ganzo. E qui prende ancora cose che... Ecco, una feature sganza, i player possono scrivere nel telefono e mandarlo a tutti. Cioè, Swamp Survivors, quindi ora a tutte le persone che sono nel... come si chiama in italiano? Nella palude, ecco, mi è venuto in mente ora. Nella palude. E quindi dipende dalle zone. La gente manda dei messaggi qui che scrisce. C'è scritto che il killer è il pescatore. E si stava girando. Eccolo.
Ok, e qua ci sono generatori. E tipo coso? Dead by Daylight? Guardate. Eh? Ice Crossing Swamp. Ok, quindi sta passando la palude dagli shacks, insomma, le casettine. Ecco, guarda, arrivano i messaggi. Found a stun gun. Ok, c'è scritto quindi hanno trovato. Got church. Ok, e qui c'è scritto anche left. Quindi praticamente il telefono è tutto allacciato. Tutte le cose HUD inesistente. Quindi è bellissimo. Mi piacciono giochi senza HUD. Guarda, oh cazzo. Cioè, che quando esce qualcuno esce lì. Left group, cazzo. Diciamo che da qui in poi io non so cosa succede. La può. Non mi dire che. Ah, eccola. Oh mio Dio, quanto brutto. Un generatore mancante. E poi cosa succede? Oh cazzo. Oh cazzo. Anche i lupi che rompono i coglioni? Cioè, quindi. Oddio. Quindi c'è. Vibra il telefono, non si sa mai se è un messaggio o left the game. Questo è un altro generatore. Che cosa? Ah, quindi devi cliccare cose sulla tastiera. No, vabbè. Ah. Ok, una torre. E da lì è tipo l'estrazione, la torre. Eccola. That was a vertical slice of some of our gameplay. Now we're going to show you a condensed version of how the rest of the match plays out. Ok, ci fanno vedere un po' di altre persone. Ah no, un po' di proprio il gameplay, altri momenti. Cazzo. È nascondino, questo è bellissimo. Cazzo, uno da solo. Madonna, come inizia a vedere strano. Fucile, lo può uccidere? O lo stunna e basta? Cazzo, dai, no. Così no. E dai! E niente. Bello. Bello. Mi è piaciuto. Tant'è vero che ho già preordinato. L'ho già preordinato su Kickstarter, che trovate in descrizione il link. Non viene tantissimo.
Se lo prendete ora su Kickstarter, io ho preso la versione da 20 dollari perché danno l'accesso anche alla beta, e circa 16,80 euro più o meno, quindi secondo me è preso bene. Quindi se vi interessa sicuramente lo porterò, visto l'ho già preordinato, lo porterò, fatemi sapere la vostra e niente, io vi ringrazio per la visione e ci si vede in un prossimo video. Ciao ciao!